Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo ancora sul PvE ad esplorare i nuovi item. E oggi giochiamo Tryndamere top e voglio provare diverse build su di lui. Inizieremo con la Doran's Blade e una pozione e poi vediamo. Allora, prima di iniziare vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non avete... Insomma, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. E ricordatevi anche che streamo su Twitch il martedì alle 21 e il giovedì alle 21. Il martedì streamo solo League of Legends e giochiamo insieme, eccetera, eccetera. Il giovedì invece streamo solo altri giochi, giochi differenti da League of Legends, su Twitch alle 21. Ora stiamo facendo Mafia. Una volta finito Mafia andremo forse da Resident Evil, vediamo. Ci sono tante idee, insomma. C'è anche Baldur's Gate 3, che non vedo l'ora di portare anche qua sul canale, però non lo faremo tutto intero su Twitch perché è uscito in inglese. Star lì a tradurre tutti i dialoghi mi sembra una roba un po' pesante, insomma. Ok, siamo top, siamo contro Udyrro, il che è molto male perché ci counter abbastanza, ma vediamo cosa riusciamo a fare. La cosa importante è comunque riuscire a farmare per comprare i nostri nuovi item. Vediamo cosa ci raccomandano. Il Kraken Slayer. Kakeserim mi pare un bellissimo item su Trinda e lo faremo senza dubbio. Ho sbagliato, ho iniziato con la Q, dovevo iniziare con lo spin, ma questi sono errori che si fanno quando non si gioca con un campione da tanto tempo. Hanno leggermente nerfato Tryndamere in early game, sostanzialmente i suoi non possiamo più accumulare sopra il 30% di crit in early game. Ok, però tutto questo ovviamente in early game, vi ripeto. E ho usato l'ignite a caso, va bene così. Pensavo di avere lo spin, ma ragazzi, cioè, ho sbagliato, ho preso la Q e mo mi attacco fino a che non c'ho lo spin. Eccolo. Adesso lui mi può anche stordire, però, il che... Astia, se c'avevo lo spin prima, ragazzi... Ok, ha usato il ghost, ora cercherà di raggiungermi ma non ce la farà. Allora, buildiamo un po' di crit, cioè buildiamo, aumentiamo la nostra furia, insomma, questo volevo dire. Mamma mia, e ovviamente curiamoci un po' con il sustain che ci dà la Doran's Blade. Speriamo poi che jungler nemico non venga. Io questa devo buttarla sotto torre. Ok, quest'altra. Autoattacco spin. Maxiamo ovviamente la Q, che è la Q. Io builderei il Kraken Slayer, la Trinity Force, sì, la Trinity Force, la Kraken Slayer, l'Infinity Edge e la Trinity Force e vediamo come va. E ci abbiamo anche la Navoris Quick Blade, mi pare che si chiami, che sarebbe da buildare in realtà, perché ci dà la possibilità di spammare. Ok, flash. Ci dà la possibilità di spammare le nostre abilità, perché praticamente è la nuova, non so se ve la ricordate, lancia di Shojin, che tanto ha fatto parlare di sé in Season 10, almeno all'inizio della Season 10 o alla fine della Season 9, forse fine della Season 9. Allora, lui ha recollato. Io, piuttosto che pushare la wave, la frizzo, me la frizzo davanti la torre, in questo modo riesco a farmare tranquillamente e non ho bisogno di recollare al momento e quindi non lo farò. Siamo 15 a 27 CS, quindi sto anche andando bene a livello di farm. Diamo una trimmata alla wave, ovvero la facciamo più piccola in modo che riusciamo a tenerla fuori dalla torre. Maxiamo come al solito la Q. Niente, non ci sono arrivato. Perfetto, adesso questa dovremmo riuscire a tenerla fuori dalla torre praticamente senza problemi. I am your first nightmare.
siamo allontanati perché era rischioso. Non c'è bisogno di furia adesso perché ci abbiamo la torre dietro. Non dobbiamo essere pericolosi. Fa parecchi danni sto stronzo comunque. Non pensavo. Non c'ho il cooldown della Q. Ero sicuro di averci la Q, porca. Cioè che poi ragazzi l'ho giocata malissimo. Bastava che aspettavo che arrivavo al 6. Vabbè. Perdonatemi raga, ho fatto proprio una cazzata. Wicked Hatchet. Mi piace perché in realtà non per chissà quale motivo, ma perché è un item che builda nel Kraken, che sarà il primo item che faremo. Allora, faremo il Kraken e come secondo faremo la Infinity Edge. E poi vediamo se buildare la Navori, che ci dà 60 AD, 20 crit, 30 ability haste e i tuoi attacchi critici riducono il cooldown delle spell basiche, diciamo. Delle spell basiche, quindi della Q, della W e della E, del 20%, e sta roba stacca. Quindi sostanzialmente potreste anche fare una roba tipo buildare 55 Navoris e trovarvi in un buon punto del game, insomma, ad avere del vantaggio da questa cosa. Non so che cavolo ho detto comunque. Per chi fosse interessato, io ho iniziato a fare le magliette del canale, quindi in descrizione trovate il link allo store di Teespring, che è il servizio che sto utilizzando per le magliette, e così se le volete acquistare potete farlo. È un modo per sostenere il canale, quindi se lo fate me ne sono grato, ma insomma nessuno è obbligato a fare nulla, ecco. Io vorrei prendere una placca, ma mi sa che fino a che non ho presa, giusto? Presa. Autoattacco spin? Vorrei fare un autoattacco spin, ma non ce la farò. Lui ha dato letalità, attenzione. È andato letalità e infatti ha fatto parecchi danni. A me servirebbe anche un po' di sustain. Servirebbe anche un po' di sustain, perché lui fa dei trade un po' strani, non capisco, non va mai completamente all-in. Grande. Grande Shaco. Dovrei riuscire ad ucciderlo senza problemi. R. Q. E dovremmo essere riusciti a farli fuori. Ma perché mi rubi i minion? Copia. Niente. Ok. Io mi prenderei una placca e recollerei per prendere un altro pezzo del Kraken. Recollo e prendiamo un pezzo del Kraken. Che ci fa fare questa roba. Ogni terzo attacco facciamo danno bonus basato sulla nostra no, vabbè, facciamo così. Basato. Ah no, aspetta un attimo, prendiamo anche le pozze. Eccoci. Basato sull'attacco che abbiamo. Quindi se buildiamo tanto attacco fisico, questo nostro terzo attacco del Kraken Slayer farà sempre più danno. Per esempio adesso facciamo 112 invece prima 90. La cosa è ottima. Poi vi volevo far vedere bene la Navori. I tuoi attacchi critici con gli attacchi basici riducono i cooldown delle tue abilità non ultimate, quindi delle tue abilità tranne la R, del 20%. E questa roba non è una passiva unica, quindi stacca. Seconda abilità da maxare, ovviamente. Ma allora sei scemo.
Allora sei scemo, sì. Si è preso troppi colpi di torre, l'ho rallentato, ha sbagliato completamente tutto. Ma vabbè, succede. Continuiamo a maxare come prima abilità la Q, come seconda la E. E prendiamo dei bei pezzi di torre. Anzi, io qui, siccome lui non ha il TP, pulisco bene questa, anche questa wave. Così abbiamo pushato due wave sotto torre e lui se ne perde di più di wave, il che è bello. Ecco qua Kha'Zix, che potrebbe ingaggiarmi se vuole, ma io lo distruggo totalmente. Ci abbiamo il Kraken. Allora, io sono insicuro se prendermi la... allora. Invece della... Ah, cazzo, questo... Oh, ok, no. Come si fa, ragazzi? Cioè, se io volessi questo, no? E voglio vedere... Ok. L'ho fatta. Volevo dire, invece della Trinity Force, che ovviamente è un mitico e quindi non possiamo... È un mitico, mi pare? Aspetta, fammi vedere. Mythic. No, non è mitico. Sì, la Trinity Force è mitico, quindi non possiamo buildarlo se buildiamo il Kraken Slayer. Ma possiamo buildare l'Ana Wori Quickblade, che ci dà quello che ci dava praticamente la Trinity, ovvero la possibilità di ridurre i nostri cooldown. E il che è quello che volevamo sostanzialmente dalla Trinity Force. Va bene, io non ti ingaggio perché tu c'hai tutti i wave, tutti i minion disponibili. Ok. Quello è il terzo attacco potenziato, quello che fa quel suono diverso. Due, tre. Lo stiamo massacrando. Io. Se la wave pusha, la faccio pushare. No, cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Allora, devo capire quando. Se c'è un. Ah, uno. Ok. Quindi, se io faccio uno, due, e questo è il terzo. E questo fa danno. Fa danno bonus. Fa true bonus. Danno puro bonus. Pure significa che non può essere ridotto da niente. E questa è la cosa ottima del Kraken Slayer. E dopo ci facciamo la Navori al posto della Trinity. E quindi sarà in realtà il terzo item, anche se io ne sto parlando come se fosse il secondo. Facciamo prima la Infinity Edge e poi la Navori. Ok, lui è spaventato. E fa bene. Lui non lo sa, ma fa bene. Ok. Uno, due, spin e auto su di lui. Ok. Anche senza bisogno della ulti, l'abbiamo fatto fuori. Allora, questa cosa del Kraken Slayer. Prima cosa si applica anche alle torri, come ben vedete. E poi, per uno che gioca Jax, è una roba alla quale si è abbastanza abituati. Perché praticamente il nostro terzo attacco è potenziato, no? E perciò noi facciamo uno, carichiamo questa passiva. Uno, due attacchi sui minion. Spin con la E. E il terzo attacco cerchiamo di farlo sul nostro nemico. Dicevo, i berserk in realtà vanno bene. Anche se, no, 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 no. Non oggi, voglio gli stivali e voglio do cazzo sto oh, la BF. E poi ragazzi, io vendo le pozioni e mi prendo non i Berserker, non i Sorcerer, non le Mercuries. Prendo i Mercuries perché lui c'ha lo stun che mi dà fastidio, anche se in realtà lei c'ha l'immobilizzazione, eccetera, eccetera. Vabbè. Io continuo a spinnare e a pushare in top lane. Una volta che ci siamo presi l'Infinity Edge, ci abbiamo tanto danno e tanto critico e ci andiamo a prendere l'Ana Wori. Così che abbiamo cooldown ridotto sulle nostre abilità e riusciamo a pushare molto bene le wave con... Riusciamo
riusciamo a pushare molto bene le wave senza avere la Tiamat. Quindi sempre con lo spin. Perché vedete che adesso il cooldown è abbastanza alto. Però ovviamente il cooldown è ridotto quando colpiamo criticamente. E questa è la roba figa della Navori. Cioè la Navori ci fa ridurre il cooldown quando facciamo un colpo critico. La E di Tryndamere già si riduce da sola quando facciamo un colpo critico. In questa maniera la E di Tryndamere si ridurrà il suo cooldown più di una volta con una unica, tra virgolette, azione. Che è ovviamente il colpo critico. Qui c'è il blue buff, glielo freghiamo. Utilizziamo la Q e gli freghiamo anche il Gromp. 2, 3, 1, 2, 3. A questo punto aspettiamo qua. E se lui si azzarda ad andare oltre, non si azzarda. O forse devo aspettare un po' di più. Adesso la facciamo pushare questa wave con calma. Facciamo, la stittiamo e basta, così lui viene verso di noi e noi lo possiamo raggiungere ed uccidere. Ma siccome nel frattempo non possiamo solo star lì, allora a questo punto ci andiamo a prendere pure l'Herald, che ci aiuta e non poco a splittare. Ok, usiamo la Q perché tanto... Ah, lui ha pushato adesso recolla, vigliacco. Ok, 1, 2, boom. Prendiamo questo. Allora, siamo a qua 2100, ci manca un bel po' per la Tiamat. Allora, a questo punto io splitterei in maniera anche molto aggressiva, perché noi tanto lo distruggiamo Udyr. Allora, c'è sempre il problema che lui ha uno stun e gli stun sono nemici di Tryndamere, in quanto i nostri danni vengono esclusivamente dagli autoattacchi. Quindi hello. Ah, ha usato il coso, il ghost, lo spettro che stava di non sa. Noi usiamo questo, non so bene dove siano gli altri, qualcuno arriverà per fermarmi sicuramente, ma io nel frattempo faccio una caterva di danni anche alle torri. Faccio caterva di danni anche alle torri perché i terzi attacchi con il colpo che fa danno puro valgono anche per le torri. Poi io vorrei prendere i lupetti se posso, che manca veramente poco. Loro sanno che sono qui. Blitzcrank, Kha'Zix, stanno venendo tutti da me. Ok. Fiddlesticks, bel suicidio. Io ho la R, però non credo che riusciremo a... Beh, invece sì, così. Ma ho premuto la R! Vabbè, ragazzi, questo è il lag. Questo è il lag del PBE. L'avevo premuta la R, non dubitate. Però abbiamo l'Infinity Edge, il che significa 80 D in più, 20% critical strike in più e guadagniamo 8% di danno critico per ogni 20% di possibilità di critico che abbiamo. In questo modo aumentiamo i danni che facciamo con il critico, che sono per adesso 40, quindi 8 più 8, 16, del 16%. Dovete sapere anche che è stato nerfato il danno del critico, invece di 200 so è 175, mi pare. Quindi questa cosa fa sì che riusciamo a recuperare un po' di quel danno che è stato nerfato. Quindi prossimo item, Navori Quickblade.
Credo che sia abbastanza giusto farsi quell'item invece della Trinity Force. Io continuerò a splittare senza proprio vergogna, perché credo di riuscire a battere quasi tutti. Nell'1 contro 1 sicuramente, forse anche in un 2 contro 1 o in un 3 contro 1 addirittura. Tipo quella Samira ha 7 kill, quindi fa tanti danni. Però vediamo se riusciamo a raggiungere loro. Samira è morta, giusto? Anche lui. Ok, è stato worth. Non ho fatto in tempo a non ho fatto in tempo a premere la Q, cioè l'ho premuta ma ero già morto prima di averla premuta. Navori, 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 Navori. Che palle, ragazzi, ma come cazzo. Comunque sto coso io lo odio, cioè tiri su questo, poi clicchi qua e poi qua che non è. Devi andare qua. Vabbè, il Warhammer, il Clock of Agility e poi questa. 60 AD, 20 Critical Strike Chance, 30 Ability Haste, buono 30 Ability Haste comunque. Ricordiamo che a differenza del cooldown reduction, l'Ability Haste può essere staccato all'infinito, quindi non c'è più il cap del 40. Però è meno efficace, quindi 40 di Ability Haste non equivalgono a 40% di cooldown reduction. Questa è una cosa da ricordarsi. Io mi faccio i Krags, che comunque sono fighissimi nella loro nuova veste grafica. Non ho preso Relentless Hunter. Ecco perché non ho. No, vabbè, Relentless Hunter non mi dava tanta cura. Cacchio, Legend Bloodline dovevo prendere. Se volevo. Perché non ho molto sustain. Vabbè che poi builderemo sustain, però mi sarebbe piaciuto averlo già ora. Puliamo questa wave in mid lane. E aspettiamo qua, perché se lei fa una cazzata, le saltiamo addosso. Ok, ci ha visto. Questa è la cazzata che aspettavo. Ok, doppia kill. E adesso andiamo anche a farmarci la loro roba qua nella giungla. Non solo, ci prendiamo anche il Gromp. E andiamo dall'altra parte e farmiamo tutta questa bella wave massiccia che c'è qua. Si sono resi. Ah, mi dispiace perché volevo in realtà continuare a farvi vedere quanto è forte Tryndamere in Season 11, però questo è un primo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.